Io sono Maddalena Barile, del liceo scientifico Gian Domenico Cassini e, come ha detto adesso Alessandra, facciamo da qualche anno un progetto di scuola-lavoro con l'associazione Astronomy Polaris, per cui, come sto facendo adesso, presentiamo conferenze e relatori. L'anno scorso facevamo al Museo di Storia Naturale, ma ormai non abbiamo più questa possibilità, però siamo oggi in questo palazzo meraviglioso. E non lo facciamo solamente questo, ad esempio l'associazione polare ci porta a fare osservazioni, ad esempio a Monte Cornu, non so se lo conoscete, diciamo, dove la luminosità della città non danneggia le osservazioni perché siamo coperti dal Monte Fasce, ma facciamo anche moltissime altre cose durante tutto il corso dell'anno scolastico. La conferenza di oggi avete potuto vedere che si chiama Cosmologia delle origini, non solo il Cavern. Il relatore è il signor Marco Bruno. Marco Bruno è prima di tutto il presidente dell'associazione Astropi Polaris della parte pinerolese. Infatti vive a Rivalta di Torino e è un imprenditore, ovvero ha un'azienda con la quale produce strumenti di misura di precisione e è specializzato soprattutto nel settore delle telecomunicazioni. Inoltre è da sempre un amante dell'astronomia, quindi l'astrometro, e in particolare è un esperto della fotografia, dell'astrofotografia e un radioamatore. È molto bravo, da quanto potete leggere, nelle fotografie del Sole. Inoltre è stato anche già un relatore di conferenze scientifiche sia a Genova ma anche in tutta Italia, e ha conosciuto anche molti ragazzi, da quanto ho potuto sapere, perché è stato in moltissime scuole e si è anche venuto a contatto con gli astronauti della Stazione Spaziale Internazionale, quindi qualcosa di molto emozionante. E due astronauti lunari. La conferenza di oggi, dirò ben poco, anche perché mi sembrano cose molto difficili, molto complesse, è il racconto dei primi istanti di vita dell'universo, del nostro universo. Istanti che sono molto, molto difficili da ricostruire per gli scienziati, in quanto si tratta di un passato molto, molto lontano da noi. E oggi parlerà il signor Bruno di argomenti come le fluttuazioni quantistiche del vuoto. Da quanto ho potuto capire, sono dei mutamenti dello stato di energia dello spazio del vuoto causati da un principio chiamato il principio di indeterminatezza di Heisenberg. Indeterminazione, allora. Ma anche i particelle fondamentali come l'inflatore o il celebre bosone di Higgs. Ma parleremo anche della nascita delle galassie e della nucleosintesi primordiale, ma anche quindi tutti questi sono personaggi della storia del cosmo, che però non è solo la storia del cosmo, ma è anche la nostra storia. Con questo lascio la parola al relatore Marco Bruno e vi ringrazio. Sei così brava che io mi commuovo, dico chi è quello lì? Buongiorno a tutti, è sempre un piacere per me partecipare alle conferenze del Polaris di Genova. Credo che questa sia la sesta o la settima ormai che facciamo. Quest'anno Alessandra mi ha proposto un argomento difficile, che è la cosmologia. Come ha ben detto Maddalena, io non sono un fisico, non sono un professionista della scienza. Cerco di fare il divulgatore, e il compito del divulgatore è evidentemente di semplificare i concetti per cercare di spiegare fenomeni, concetti complessi con parole, si spera, semplici. La cosmologia è un argomento inerentemente complesso. Ho fatto veramente una certa fatica a preparare la conferenza, perché quando si prepara la conferenza ci si accorge di quello che non si sa, essenzialmente, no? Tu pensi di sapere una cosa, poi cerchi di metterlo su una slide in modo da spiegarlo e ti rendi conto che non hai capito niente o che ti manca delle parti. E quindi il lavoro di preparazione è un lavoro di approfondimento e di chiarimento dei concetti.
il motivo per cui faccio queste conferenze, quindi è essenzialmente egoistico, serve a me per capirci qualche cosa di più. Dopodiché la conferenza è un interessante sottoprodotto. Bene, Attilio, puoi spegnere le luci? Attilio, vabbè, niente. Allora, di cosa tratta la cosmologia? Essenzialmente di tutto l'universo, della storia dell'universo. Che cos'è l'universo per i fisici? L'universo per i fisici è il luogo dove avvengono fenomeni fisici. No, così direi che va bene, penso che si veda bene lo schermo. Partire dalle origini vuol dire partire dai primi istanti di vita dell'universo stesso. E quindi riaggancio alla discussione fatta, mi pare, o 3 o 4 anni fa qui a Genova, quando abbiamo trattato in una conferenza il problema di capire perché il cielo di notte sia buio. Sicuramente alcuni di voi erano presenti, se la ricorderanno. Questa domanda scaturiva da un concetto che già nel Settecento si chiamava principio cosmologico, ovvero una volta che abbiamo chiarito che la Terra non è un pianeta privilegiato, che il nostro sistema solare non è un posto privilegiato dell'universo, dobbiamo assumere per conseguenza logica dal punto di vista strettamente filosofico che l'universo sia infinito, in quanto non siamo in grado di vedere una fine, che sia immutabile, e così era presunto nel Settecento, che sia omogeneo, ovvero grosso modo di densità simile nelle varie direzioni e posizioni, e isotropo, ovvero che abbia le medesime caratteristiche nelle tre dimensioni spaziali. Questo è passato alla storia come principio cosmologico ed è stato formulato, ripeto, già la bellezza di 3 secoli fa. Nell'ultimo secolo la cosmologia è passata dal campo della filosofia, che va definito quel principio, al campo della fisica. Come ha fatto a passare nel campo della fisica? Sono successe delle cose per cui è stato possibile fare degli studi e dei modelli di universo che fossero oggetto di indagine delle scienze fisiche. La cosmologia è stata per lungo tempo in odore di scienza con molta presunzione. Questa signora che sta parlando è Jocelyn Bell, la scopritrice delle pulsar, che è una persona straordinaria. L'anno scorso ho assistito a una sua conferenza a Torino, al Teatro Regio. Lei raccontava la sua vita di astronoma, la sua storia verso l'Università di Cambridge, e diceva che quando lei studiava, fra le altre cose, c'era in Università Zeldovich, che è stato poi legato a molti studi sugli asteroidi, che parlando dei cosmologisti, dei cosmologi, diceva frequentemente in errore ma mai in dubbio. Torniamo indietro al XVIII secolo. L'universo regolato dalle leggi di Newton, quello isotropo, omogeneo, infinito e statico, purtroppo non funziona. Newton si pose dei problemi sull'universo, si rese conto di non poterli affrontare. D'altra parte Newton spiegò dal punto di vista matematico la forza di gravità, ma si rese conto di non avere gli argomenti per poter parlare di azione a distanza, per poter parlare del perché la gravità esisteva. Lui simulò evidentemente, in base ai suoi studi sulla gravità, un modello di universo, ma purtroppo l'universo di Newton non funziona, perché essendo infinito anche la gravità diventa infinita e l'universo newtoniano collasserebbe su se stesso. Quindi si sapeva che era un modello incompleto. Qui faccio una pausa prima di parlare di quel signore amico i baffi, che ovviamente tutti conoscete. Oggi cercherò di non pronunciare due parole. Una parola è Big Bang e l'altra è teoria. Questo perché Big Bang rappresenta due cose. Rappresenta l'istante di inizio dell'universo e rappresenta il nome della teoria che lo studia.
questo doppio nome è confusionario. Quindi io parlerò di stato iniziale dell'universo e parlerò di teoria cosmologica corrente che include il Big Bang, ma non ha questo problema di confusione di termini. L'altro termine che cerco di non utilizzare è teoria. Perché no? Perché teoria nel linguaggio comune è quasi dispregiativo. A volte si dice, no, questa è una tua teoria, come dice, una cosa che ti sei messa in testa a te, non è detto che poi corrisponda con i fatti. Per un ricercatore la teoria è una cosa molto diversa, è essenzialmente un modello, quindi la scienza deve procedere per modelli. Noi abbiamo tutta una serie di osservazioni, costruiamo un modello che spiega queste osservazioni al meglio, le spiegherà al 100%, al 99%, al 50%, non si sa. Questo modello deve permettere delle predizioni, ovvero non soltanto spiegare i fatti, ma se funziona bene, predire nuovi fatti. Questi fatti possono essere o non essere osservati, e sul fatto che vengano osservati o meno, il modello viene convalidato o confutato. È un po' più complesso che non dire semplicemente teoria, quindi cercherò di non utilizzare questo termine. Le cose per la cosmologia cambiano radicalmente quando questo signore, prima del 1915, poi nel 1917, formula la sua teoria della, teoria comunque viene fuori, della relatività generale RG. Cosa dice la relatività generale? Dice una cosa alla fine, per i nostri scopi, molto semplice. Dice che le masse deformano lo spezzatempo, quindi la materia o la densità di energia, che sono quella medesima cosa, grazie all'altro modello, all'altra teoria di Einstein, quindi quella della relatività speciale, che ci dice che è uguale a mc², quindi che massa ed energia sono fondamentalmente due facce della medesima medaglia, che la materia dice allo spazio come curvarsi e lo spazio dice alla materia come muoversi. Quel bel disegnino, immaginatelo come un satellite in orbita attorno alla nostra Terra. La Terra, con la sua massa produce un avvallamento nello spazio-tempo, il satellite ruota in questo avvallamento, però non è nel buco. Il fatto che non sia nel buco fa sì che il tempo scorre per il satellite più rapidamente di quello che non capita a Terra. Quindi il satellite è soggetto a perturbazioni dello spazio-tempo, e ad esempio ogni volta che prendete il telefonino e cercate un indirizzo e usate quindi satellite GPS, la rete GPS tiene conto di questo fatto per darvi un punto esatto. Se non ne tenesse conto, il punto sarebbe sbagliato di alcuni chilometri. Se volete il punto che vi porta davanti al numero civico, quindi come errore di 3-5 metri, dovete aggiungere al sistema tutte le correzioni specificate dalla relatività generale di Einstein. Apro di nuovo un piccolissimo inciso. Il sistema dei modelli e delle teorie che costituiscono la relatività generale sono stati provati al di là di ogni possibile dubbio, ovvero noi conosciamo l'applicabilità della relatività generale in un modo straordinario. Le previsioni sono convalidate dalle osservazioni con 12 o 13 cifre decimali, per intenderci, quindi sono limitate soltanto dall'accuratezza delle misure. Ma noi sappiamo molto bene, e ci sbatteremo il naso tra poco, che la relatività è una teoria incompleta, ovvero è un modello incompleto dell'universo. E comunque un modello estremamente accurato per quello che riguarda gli oggetti macroscopici cosmici. La formulazione di Einstein della relatività generale si condensa in questa bellissima equazione che non vado a spiegare, ma essenzialmente mi dice che il termine di sinistra è la somma della curvatura dello spazio-tempo, ovvero mi dice quanto lo spazio-tempo è curvato. La parte destra, questa,
mi dice quanta materia c'è. Quindi, come dicevo prima, la materia dice allo spazio-tempo come curvarsi e la curvatura dice alla materia come muoversi. E questa è la forma della relatività generale. In mezzo c'è questo termine, lambda gm nu, che è il nostro problema. Allora, l'universo di Einstein al tempo del 1915-1917 è ancora quello newtoniano, quindi è isotropo, è omogeneo, non ha centro ma è finito, si dice che ha una curvatura positiva ed è statico in ossequio alle cadenze del tempo. Se voi chiedete agli scienziati del 1915 come è fatto l'universo, essi vi rispondono che è statico, che è omogeneo, eccetera eccetera eccetera. Quindi Einstein che cosa deve fare? Deve fare in modo che le sue equazioni descrivano questo tipo di universo, e effettivamente lo descrivono. Però gli anni passano e proprio in quel periodo, dall'altra parte dell'oceano, in America, un gruppo di ricercatrici, che erano le famose calcolatrici umane, human computers, che lavoravano sotto William Pickering all'osservatorio di Princeton, scoprirono, in particolare Henrietta Lewitt, la relazione di magnitudine delle variabili Cefeidi. Che cosa vuol dire? Il problema più grosso in astronomia è capire la distanza degli oggetti. Noi vediamo le stelle in cielo ed è come se noi vedessimo le stelle spalmate su una calotta. Se io vedo una lucina, non ho modo facile di dire se quell'oggetto, stella, galassia, quello che si vuole, sia vicina o distante. Per quelli più vicini posso giocare sulle triangolazioni: la Terra si sposta di 300 milioni di chilometri lungo la propria orbita, quindi è possibile che triangolando io possa vedere una stella vicina che si sposta rispetto alle stelle di fondo, faccio come si dice una parallasse e stabilisco una distanza. Ma questo non funziona per gli oggetti particolarmente distanti, soprattutto non funziona per le galassie. Henrietta Lewitt scoprì l'esistenza di stelle che hanno una luminosità costante per tutta la categoria di stelle e sono le cosiddette variabili Cefeidi. In altre parole, se io vedo una variabile Cefeide in una galassia distante, in una nebulosa come si chiamavano ancora nel 1912 e 1915, osservandola e misurando quanta luce questa stella mi invia, posso capire la distanza. Io vedo un lampione stradale, non so che distanza sia, ma metto un fotometro, misuro quanta luce mi arriva, so da quanti watt è la lampadina e determino matematicamente la distanza del lampione. Questo cambiò le carte in tavola, perché sul lavoro della Lewitt e di altri astronomi, nel giro di qualche anno, Edwin Hubble formulò la cosiddetta legge di Hubble, ovvero formulò una legge che cosa fece? Innanzitutto misurò la distanza di alcune galassie, dentro le quali erano state scoperte variabili Cefeidi. Una delle prime, incidentalmente, è questa, si chiama galassia di Barnard. Proprio pensando a luce in qualche conferenza l'ho fotografata quest'estate, ad agosto, ero giù in Toscana a fare fotografia astronomica. Questo oggetto qui è una galassia vicina a noi, nel Sagittario, è rossiccia perché è oscurata dalle polveri della nostra galassia ed è una delle prime su cui Hubble mise gli occhi per cercare variabili Cefeidi e stimare la distanza. La sua stima rispetto a quella di oggi fu abbastanza sbagliata. Oggi sappiamo che a 1,2 milioni di anni luce e a una distanza intermedia tra noi e Andromeda, che è a 2,8 miliardi di anni luce. Milioni di anni luce. Oggi facciamo una scala di distanze per cui, applicando la legge di Hubble, noi abbiamo che in funzione della distanza di un oggetto astronomico la velocità di allontanamento da noi cresce secondo una costante, ovvero oggi vediamo che ogni volta che osserviamo un oggetto astronomico distante da noi, cosa vuol dire distante da noi? Vuol dire non legato gravitazionalmente al nostro sistema di galassie,
diciamo per dare un numero, dai 50 milioni di anni luce a salire, questi oggetti in linea di massima si allontanano da noi a una certa velocità. L'allontanamento lo vediamo misurando le righe spettrali di questi oggetti, quindi misuriamo una distanza radiale perché vanno via, e questa distanza aumenta man mano che vediamo oggetti più distanti. Quindi sappiamo da queste misure, e lo scoprì Hubble, che l'universo non è statico ma è in espansione costante. Questa fu una rivoluzione dura da accettare, complessa, perché l'unico dato osservativo era questo, quindi vi furono dibattiti che sono durati decenni su questi fatti. Nel frattempo i fisici, lavorando sulle equazioni di Einstein, scoprirono che vi erano altre soluzioni delle equazioni di Einstein che potevano stare in piedi anche per universi non stazionari. In particolare, attorno al 1920, Alexander Friedman, che era uno studioso russo, sottopose ad Einstein un'ipotesi di soluzione delle sue equazioni in cui venivano dati universi che potevano avere curvatura positiva, nulla o negativa, che Einstein non aveva considerato, ma che risolvevano le equazioni della relatività generale. Un altro studioso che sottopose ad Einstein più o meno le medesime cose, più o meno nel medesimo periodo, fu un prete gesuita belga, Georges Lemaître, che addirittura fece una sua teoria dell'universo in espansione, ovvero utilizzando le osservazioni di Hubble, utilizzando i modelli di universo in espansione, applicandoli alla teoria della relatività, trovò delle soluzioni che giustificavano e spiegavano le osservazioni di Hubble e degli altri astronomi. Quindi, Lemaître in particolare costruisce una sua teoria dell'universo in espansione basata sui moti delle galassie. La cosa non fu immediatamente digerita. Allora, l'articolo di Lemaître dice: un universo omogeneo di massa costante e di raggio crescente, quindi in espansione, che rende conto della velocità radiale delle nebulose extragalattiche, ancora si chiamavano nebulose. Quindi abbiamo un universo in espansione, abbiamo una geometria piatta e abbiamo l'origine di questo universo andato indietro da quello che Lemaître chiamò grande atomo cosmico o grande uomo cosmico. La cosa non piacque agli studiosi di allora, in particolare Eddington, che era uno dei maggiori studiosi della relatività, disse che l'idea era addirittura ripugnante. E Einstein rispose che la teoria, sì, matematicamente stava in piedi, ma era ingiustificata dal punto di vista fisico. Lui riteneva ancora che l'espansione dell'universo, o meglio, che lo spostamento verso il rosso della luce delle galassie lontane potesse essere dovuto a qualche altro fenomeno, e soprattutto ispirata dal dogma della creazione. Lemaître fece moltissima attenzione a non legare la sua teoria, il suo modello, torniamo a quella teoria, il suo modello, a un ideale cattolico o cristiano di creazione, o comunque biblico. Addirittura ebbe dei colloqui col Papa di allora, che credo fosse Pio VII, ma posso sbagliarmi, in cui non si sa esattamente cosa disse, ma si presume che chiese al Papa di non utilizzare il suo modello, le sue teorie per giustificare l'inizio dell'universo biblico, la creazione, insomma. C'è evidentemente una coincidenza filosofica, ma Lemaître fu molto chiaro su questo. Le cose galleggiarono per un po' di decenni senza ulteriori colpi di scena, finché arrivò la vera rivoluzione della cosmologia, il vero inizio della cosmologia moderna, che fu la scoperta del fondo cosmico a microonde, anche detto CMB, Cosmical Microwave Background.
questi due signori, allora, signori, andiamo dopo. Nel 1920-1930, a parte le ipotesi di Lemaître e Friedman, non c'era alcuna evidenza di uno stato iniziale caldo dell'universo. Nel 1948, siamo già dopo la guerra, gli scienziati nucleari cominciano a rilassarsi dagli sforzi bellici e la fisica cerca di riprendere le fila della ricerca, e Alfer e Gamow fecero una previsione dell'universo giovane, sarebbero dovuti sintetizzare alcuni elementi chimici, ovvero loro dissero: se torniamo all'indietro e facciamo aumentare la pressione dell'universo, cioè facciamo diminuire le dimensioni, aumenta la temperatura, aumenta la pressione, dobbiamo arrivare a un punto in cui vengono creati gli elementi chimici. Siccome Gamow era un giocherellone, la teoria si chiamò alfa, beta, gamma, dove beta e bete, il noto scienziato nucleare tedesco, che era in quel periodo in America, che non c'entrava nulla, ma per bellezza estetica di poterla chiamare alfa, beta, gamma, chiese a bete l'autorizzazione di infilare anche il suo nome nella pubblicazione. Nello stesso anno, di nuovo Alfer e Gamow e Hermann predissero che se c'è stato miliardi di anni fa un inizio dell'universo caldo con temperatura molto alta, bene, si sarebbe dovuta vedere oggi un eco di quella fiammata, quindi un fondo di radiazione che allora, di 13 miliardi di anni fa, era molto calda, ma oggi sarebbe dovuta essere a circa 5 gradi Kelvin. E addirittura Alfer e Hermann iniziarono a un progetto sperimentale per cercare la radiazione cosmica di fondo. In quel periodo abbiamo quindi essenzialmente due modelli di universo che sono in contrapposizione. Da una parte il modello del Big Bang, sottolineando modello, che prevede un inizio molto caldo dell'universo, un universo in espansione e la densità delle galassie e della materia che diminuisce man mano che l'universo si espande. Dall'altra parte abbiamo i propositori dello stato stazionario, Hoyle ed altri, che invece dicono: sì, va bene, l'universo si espande perché vediamo le galassie che si muovono, però la densità rimane costante, quindi l'universo essenzialmente è stazionario come densità, perché nuova materia viene creata continuamente dal nulla. Allora, dando dei numeri, l'universo è vuoto. Così vuoto che c'è sì e no nell'universo in media un protone per metro cubo. La creazione continua proposta dai fautori dello stato stazionario prevedeva che ogni qualche migliaio di anni comparisse un nuovo protone per ogni metro cubo. Quindi sarebbe stato comunque un fenomeno estremamente difficile da studiare. Addirittura il nome Big Bang viene coniato proprio da Hoyle, proprio dal suo detrattore, che in una trasmissione televisiva, radiofonica, scusate, per denigrare il modello lo chiamò Big Bang, che è una cosa con connotati non tanto edificanti all'americana. Come è fatto l'universo in espansione? E cosa vuol dire espansione dell'universo? Allora, qui bisogna fare per forza uno sforzo di fantasia, perché noi ragioniamo in tre dimensioni, destra, sinistra, davanti, dietro, alto e basso. Siamo abituati a un mondo in cui viviamo, in cui in ogni momento esistono un dentro e un fuori. Per l'universo non esiste un fuori. Quello che si espande non è una bolla di qualche cosa dentro qualcos'altro, è lo spazio stesso, ed è questo che è difficile da digerire e farsi in un modello, perché già pensare in quattro dimensioni non siamo capaci. Pensare in quattro dimensioni incorporate in qualche cosa che si espande e pensare che è lo spazio stesso che si espande è estremamente difficile. Un possibile aiuto è immaginare che lo spazio sia una specie di schiuma,
e che le bolle di questa schiuma si dilatino o che nascano nuove bolle, a scelta. Però, ripeto, il modello di universo caldo in espansione, la prima cosa che uno pensa, anche dal termine Big Bang, è che sia una esplosione. Non è una esplosione. L'universo è tutto quello che c'è. Non c'è un fuori dall'universo. Perché se ci fosse un fuori e lo conoscessimo, sarebbe parte dell'universo. Quindi l'universo è, ripeto, tutto, sottolineato, quello di cui possiamo parlare, tutto quello di cui la fisica può parlare, e non si espande dentro un qualcosa, si espande il suo spazio interno e non c'è un confine. E questo evidentemente è molto difficile da digerire. Il modello forse più semplice è quello classico del palloncino. Se io sono una formica che cammina su un palloncino, ho uno spazio infinito, perché continuo a girare e non trovo una fine della superficie del palloncino. Dovete pensare alla superficie del palloncino, non al suo volume. Il volume dimenticatevelo, voi avete una superficie sferica. Su questa superficie sferica non c'è fine. E io la posso dilatare, posso stirare questa superficie e dilatarla e fare aumentare lo spazio disponibile. Rimane sferica, mantiene le proprie caratteristiche, mantiene la propria geometria sferica, si misura un triangolo, vedo che sono su una superficie sferica, rimane quella, però lo spazio si espande. Ma ripeto, non si espande il volume del palloncino, si espande la superficie ed è in due dimensioni. Portarlo in tre è difficilissimo, ma dobbiamo portarlo in quattro, perché c'è anche il tempo in questa equazione. Per cui, parlare di queste cose senza un modello matematico fatto di quaternioni e fatto di tensori è estremamente difficile, ci vale uno sforzo di fantasia. Io non ci riesco, per primo, però posso immaginare uno sforzo di questo tipo e mi sento comunque obbligato a dire attenzione, non c'è un'esplosione che si allarga in uno spazio preesistente, è lo spazio stesso che si allarga. Allora, in qualche modo, andando all'indietro, noi troviamo un istante zero. In quell'istante zero, da zero a un tempuscolo estremamente piccolo, che è 10 alla meno 34 secondi, le nostre correnti, teorie, modelli, non sono in grado di dirci che cosa è capitato. Non sono in grado perché a quella scala dimensionale, a quella scala di energie e a quella scala di tempi è necessario tenere conto dei fattori della meccanica quantistica così come della relatività generale. Ma le due teorie forniscono previsioni completamente diverse da loro. Quindi una teoria unificante che metta assieme la meccanica quantistica con la relatività generale non ce l'abbiamo. E saremmo obbligati ad applicare questo modello, questa teoria, al tempo inferiore a 10 alla meno 34 secondi. Quindi prima di quel tempo lì non siamo autorizzati a parlarne, perché non siamo in grado di fare un modello. E per questo che vi dicevo che noi sappiamo benissimo che la relatività ha dei limiti, così come la fisica quantistica ha dei limiti, perché quando portiamo un qualche cosa, l'universo in questo caso, ha uno stato enormemente denso, enormemente caldo, enormemente energetico, dovremmo utilizzare tutte e due le teorie assieme per spiegare che cosa capita alla materia e all'energia e non lo sappiamo fare. Quindi prima di 10 alla meno 34 secondi, 35, non siamo in grado di dire granché. Dopo, a 10 alla meno 34 secondi dall'istante zero, abbiamo la unificazione delle grandi forze fondamentali. Oggi nell'universo riconosciamo quattro grandi forze: quella elettromagnetica, quella debole responsabile della radioattività, la forza nucleare forte che è responsabile del fatto che la materia sta assieme, che i nucleoni stanno assieme nel nucleo degli atomi e non vanno spasso, e poi
la gravità, che non sappiamo ancora bene se mettere oppure no assieme alle altre tre forze fondamentali. Sappiamo che a un certo punto, salendo di energia, la forza debole e la forza elettromagnetica si comportano allo stesso maniera, sono la medesima forza, e questo valse il Nobel a Rubbia un po' di anni fa per la scoperta delle particelle che sono i bosoni vettori della forza elettrodebole. Abbiamo buoni motivi di pensare che anche la forza nucleare forte sia omologata con le altre due a livelli energetici che non possiamo neanche sognare di raggiungere con gli acceleratori, che sono attorno ai 10 alla 15 gigaelettronvolt, ma erano le condizioni che c'erano fino a circa 10 alla meno 35, 32 secondi dall'inizio. Step successivo, tra 10 alla meno 35 e 10 alla meno 11 secondi, la forza elettrodebole si separa in forza debole e forza elettromagnetica. Avviene una transizione di stato delle forze fondamentali. Attorno al 10 alla meno 6 secondi, quindi già passato un milionesimo di secondo dall'inizio, cominciano a scindersi i quark e formare adroni, ovvero abbiamo un brodo in forma di particelle fondamentali e di fotoni, si creano e si distruggono continuamente quark, intanto l'universo si espande e quindi la temperatura diminuisce, i quark condensano e formano protoni e neutroni, quindi formano gli adroni, le prime particelle fondamentali. Da lì a non riesco neanche a leggerlo bene perché purtroppo la foto è molto sfumata, ma grosso modo prima del primo minuto avviene la nucleosintesi, ovvero questo brodo di neutroni e protoni raffreddandosi comincia a formare nuclei di elementi stabili, essenzialmente idrogeno ed elio, e lo vediamo qui dopo. A tre minuti dopo l'inizio domina la materia, vuol dire che la maggior parte dei fotoni si è convertita in coppie elettrone-positrone, e in quel momento lì la dominanza dell'universo è di materia che si è formata e non più di radiazione pura. Da lì in poi la cosa rallenta drammaticamente, e rallenta nel senso che fino a 400.000 anni dopo, 380.000 anni, essenzialmente non capita granché. Capita che abbiamo un brodo di idrogeno ed elio a temperatura molto alta, con piccole tracce di altri elementi, e poi vediamo che cosa sono. Capita che la temperatura pian piano scende, e scende a 3.000 gradi. Cosa capita a 3.000 gradi? Immaginate di guardare il Sole. Guardate il Sole e vedete una palla di gas. Questo gas non è trasparente. Anche se è molto rarefatto in superficie, voi non vedete sotto. Vedete in realtà, osservando il Sole con telescopi, opportunamente schermati, con filtri a calfa, con tanti trucchi, vedete i primi chilometri della fotosfera, ovvero il punto in cui la fotosfera è abbastanza fredda da far scappare i fotoni che arrivano da sotto, da irradiare fotoni. La materia calda è opaca, e il nostro universo fino a 380.000 anni è opaco, è una miscela essenzialmente con questo colore. Se avessimo potuto essere lì e vederlo, avremmo visto in tutte le direzioni un gas caldo opaco a circa 3.000 gradi. Cosa capita a 380.000 anni? Capita che l'universo diventa trasparente. Di colpo, nel giro di poche migliaia di anni, la temperatura scende al di sotto di quei fatidici 3.000 Kelvin e l'universo diventa trasparente. Diventa trasparente, e questo vuol dire che i fotoni presenti in quel momento abbandonano la materia da cui erano assorbiti prima e cominciano a vagare per l'universo. Allora, torniamo qua. Questi sono altri modi di vedere la storia dell'universo, perché possiamo comunque vederla in tante maniere.
a seconda delle scale che utilizziamo, a seconda delle temperature. Qui abbiamo temperature di 10 alla 32, 10 alla 27 gradi, l'universo si espande, si formano i quark, si formano finalmente i primi atomi. A 300.000 anni finalmente si raffredda abbastanza e poi cominceranno a formarsi le prime nebulose, le prime stelle, le prime galassie, finché dopo la bellezza di 13 miliardi di anni ci sarà qualcuno che, guardando indietro, potrà farsi delle domande su come l'universo si è formato. Questo è un altro tipo di scala che trovate un po' dappertutto nei testi di divulgazione. Esiste un'era delle particelle, prima ancora c'era un'era della radiazione. A un certo punto, qui questo è il limite dei 380.000 anni, il fondo cosmico di radiazione si separa dalla materia e comincia a viaggiare per conto suo. Che cosa ne è oggi di questo orizzonte incandescente giallo? Nel 65 Wilson e Penzias, due ingegneri della Bell Telephone, stavano mettendo a punto un'antenna per comunicazioni satellitari. Si trattava di lanciare i primi satelliti per telecomunicazioni. L'antenna, che è quella lì sul fondo, aveva dei problemi. In particolare, nel sistema ricevente c'era un po' più rumore di quello che ci sarebbe dovuto essere. Gli elettronici, da sempre, quando si occupano di segnali deboli, litigano con rumore. Wilson e Penzias erano lì per cercare di capire la causa. Scoprirono che c'erano delle fonti di radiazione cosmica, ma questo lo sapevano già che la galassia emette onde radio, ma scoprirono questo rumore di fondo che era, guarda caso, isotropico, ovvero arrivava da tutte le direzioni del cielo, durante tutto l'anno, in tutti i punti, e quindi loro avevano circa 3 Kelvin di rumore, ovvero la temperatura di antenna era più calda del dovuto di 3 Kelvin, che è un modo per misurare il rumore dell'elettronica, e non riuscivano a spiegarsi perché. Si dice che una sera in una birreria vicino all'MIT attaccassero il discorso con un gruppo di fisici che stavano cercando, guarda caso, proprio quello, ed erano Alfer e Gamow. Scusate, erano il gruppo di Dick e Peebles. Questi signori dissero: avete trovato quello che noi stiamo cercando di immaginare, ovvero noi vi possiamo spiegare che cos'è quella temperatura di antenna in più, quel rumore in più. State ascoltando il rumore emesso all'inizio dell'universo. State ascoltando quello che noi abbiamo presunto esistere, che è il fondo cosmico di radiazione. Nel 65, pochi mesi dopo, sul giornale di fisica Applied Physics Journal, giornale di fisica applicata, comparvero due comunicazioni. Una a firma di Wilson e Penzias, che era una misura della temperatura di antenna in eccesso a 4080 megacicli secondo. Non c'erano ancora i megahertz, c'erano già i megacicli secondo. L'articolo subito dopo della rivista era firmato da Dick e Peebles, Roll e Wilkinson, e trattava della radiazione di corpo nero cosmica. Secondo il parere di molti commentatori, il comitato del Nobel commise una interessante ingiustizia, perché venne dato al Nobel del 78 ai tecnici che scoprirono il fenomeno e non agli teorici che lo spiegarono. Quindi il Nobel andò a Wilson e Penzias. È stata messa alla toppa esattamente una settimana fa, perché i Nobel della fisica del 2019 vanno a 3 scienziati, 2 hanno scoperto i primi esopianeti e uno, 50% del premio, va a Peebles, che è l'unico ancora in vita del quartetto che firmò quell'articolo. Quindi il comitato del Nobel, 40 anni dopo, ha pensato bene di mettere una toppa anche a questa. Il fatto che il comitato del Nobel abbia dato già una serie notevole di Nobel alle scoperte relative alla radiazione cosmica di fondo,
indica che la comunità scientifica è in fortissimo accordo su tutto questo, ovvero esiste un fortissimo accordo sul fatto che questo fenomeno della radiazione di fondo spieghi delle cose e che la teoria dell'universo in espansione, basandosi su questi fatti, sia una teoria fortemente fondata. Dopo il 65 le cose vanno avanti e si comincia a pensare a esperimenti su satellite da misurare da satellite la intensità della radiazione cosmica di fondo. Perché da satellite? Perché l'atmosfera terrestre non è trasparente a tutte le frequenze di interesse e quindi bisogna fare le misure dallo spazio. Il satellite che cambiò le carte in tavola si chiamava COBE, fu un esperimento di inizio anni 90 e questa immagine, quando venne proiettata, causò 20 minuti di applauso in sala, perché era la dimostrazione che le misure di COBE e le crocette combaciano esattamente con un universo a 2,7 Kelvin, quella è la curva di emissione di un corpo nero, cioè un oggetto ideale, che si trova alla temperatura di 2,7 Kelvin, che irradia energia in una certa maniera, e la misura combacia esattamente al millesimo come previsione. E questo è stato, e di nuovo, è una prova di una forza estrema per un fisico. Se andiamo a guardare il fondo cosmico di microonde, scopriamo che non è omogeneo, ovvero ha dei punti più caldi e dei punti più freddi. La differenza tra i punti caldi e i punti freddi è estremamente piccola, si parla di milionesimi di grado Kelvin. Quindi il fondo di radiazione è molto uniforme, ma non perfettamente uniforme. Queste disuniformità del fondo cosmico di radiazione ci portano un'infinità di informazioni. Questo è il fondo di COBE, questo è il fondo con molta maggior risoluzione di Planck e WMAP, che sono altre due missioni su satelliti che hanno studiato il fondo di radiazione cosmico, e la granularità di queste macchioline, ovvero la distanza media tra le macchioline, la distanza media tra i disturbi di questa radiazione di fondo, ci dà informazioni su come era l'universo a 380.000 anni dall'origine e porta in realtà un'impronta molto precisa di come era allora l'universo. Torno a chiarire una cosa, questo lo vediamo in tutte le direzioni. Noi siamo dentro un forno, una scatola cosmica che si trova a 2,7 Kelvin. In qualunque direzione noi guardiamo, anche qui in questo momento, stanno passando fotoni della radiazione cosmica delle microonde a 2,7 Kelvin, pervadono l'universo. Siamo immersi in questo forno. Non è che guardo in una direzione lo vedo, guardo su 360 gradi e la vedo dappertutto, con leggerissime differenze tra un punto e l'altro. Proprio studiando queste differenze arriviamo a scoprire dei fatti interessanti. Allora, noi abbiamo dei problemi a descrivere l'universo. Uno dei problemi è capire quale sia la densità di materia dell'universo. Perché? Torniamo alla relatività generale. La materia è quella che dice all'universo come curvarsi e la curvatura dice alla materia come muoversi. Se noi avessimo un universo molto denso, saremmo in questo caso, in cui l'universo inizia da un punto caldo, si espande, noi immaginiamo di essere a questo punto presente, e siccome c'è molta materia, andando avanti con l'espansione, la forza gravitazionale ha la prevalenza e l'universo collassa su se stesso, passando da un Big Bang a un Big Crunch, si schiaccia su se stesso. Potrebbe essere un universo ciclico, potrebbe essere tante cose. L'universo decelera anche se c'è meno materia, perché anche se la materia non è così tanta da farlo chiudere,
può essere comunque abbastanza da far rallentare l'espansione. Terza ipotesi, l'universo in espansione costante. Costi vuol dire bordeggiare, no? Bordeggiando, bordeggiando, capite il trichetto dei cartoni animati di mille anni fa? L'universo potrebbe, per qualche motivo, avere una densità di materia così bassa da non frenare l'espansione, quindi l'espansione continua in maniera costante, come se non ci fosse materia. Oppure, ultima ipotesi matematica, potrebbe addirittura accelerare l'espansione, dipende da quello che ci mettiamo dentro. Noi dobbiamo scegliere tra queste ipotesi che, da un punto di vista matematico, stanno tutte insieme perfettamente, dipende dai parametri del modello. Questa è la scala angolare delle perturbazioni del fondo cosmico a microonde, ovvero un diagramma che mi dice, a seconda della distanza a cui misuro su quel bel disegno giallo, verde, blu, di quanto varia il fondo. Allora, io ho una massima variazione per un certo valore che è questo, però ho altri segnali. La cosa interessante è che questa cosa qui mi manca, eccolo qua, mi manca una cosa, questa cosa qui, la forma esatta di quella curva varia a seconda di come varia quella barra viola sulla destra. Quella barra viola sulla destra è la quantità di materia oscura che metto nel modello. E qui introduciamo un altro interessante attore del nostro modello. No, devo tornare lì. E devo tornare qui. Di materia scura avete sicuramente sentito parlare tutti, perché comunque articoli di divulgazione ce ne sono a piacere. E, ripeto, la forma del fondo cosmico a microonde ci dice con elevata precisione quanta ce n'è. Al punto che, proprio dal fondo cosmico di microonde, noi possiamo stimare che, parlando di materia, la nostra materia ordinaria, fatta di atomi, fatta di protoni, neutroni, elettroni, eccetera, eccetera, costituisce grosso modo un quinto della materia che c'è, mentre gli altri quattro quinti di materia esistente sono qualcosa che non sappiamo che cosa sia. Esistono molti argomenti a favore dell'esistenza della materia oscura, e adesso ne racconto qualche duro. Il primo, partendo dall'inizio dell'universo, è che questo diagramma illustra la nucleosintesi iniziale, ovvero a un secondo io ho essenzialmente soltanto protoni e neutroni e niente altro. I neutroni cominciano a decadere, decadono liberando altre particelle, mentre i protoni non decadono. Però il decadimento dei neutroni e l'energia emessa nel sistema e la diminuzione della temperatura fa sì che possano cominciare a formarsi nuclei di elio. Allo stesso modo si formano in un picco a circa 10 secondi dall'inizio dei nuclei di deuterio e dei nuclei di elio 3. Il deuterio viene immediatamente bruciato in altre reazioni nucleari, si formano alcuni nuclei di berillio e di litio, il litio 6 decade subito, i neutroni liberi continuano a decadere e a un certo punto noi abbiamo una stabilizzazione della composizione chimica dell'universo. Tutto questo sta in piedi soltanto se noi ammettiamo che la densità in quel momento fosse di un certo tipo, e quella densità implica la presenza della materia oscura. Se noi togliamo la materia oscura, questo modello non funziona. Uno degli enormi vantaggi del modello derivato del fondo cosmico di radiazione è che giustifica l'abbondanza degli elementi dell'universo che noi conosciamo. Noi sappiamo che nell'universo ci sei grosso modo, vado a memoria, il 21-23% di elio, tutto il resto è idrogeno e un qualche per mille su tutti gli altri elementi. Questa densità di elementi
è rimasta essenzialmente costante, perché in 13 miliardi di anni le stelle hanno bruciato una piccolissima parte di idrogeno, per farne meglio, non hanno praticamente cambiato i conti in tavola. Quindi l'idrogeno primordiale è ancora quasi tutto lì, e l'elio, che ad esempio vediamo nel Sole, è elio primordiale e si è formato nei primi 10 minuti dopo il Big Bang, ma solo se teniamo conto della pressione dovuta alla presenza della materia oscura, se no i conti non tornano. Secondo punto, la materia oscura fa sì che l'universo abbia un certo tipo di strutture cosmiche, ovvero dato che forma la maggior parte della materia che reagisce alla forza di gravità, fa sì che l'universo abbia una struttura a grande scala vagamente spugnosa. Le galassie tendono a disporsi lungo filamenti, e questo lo vediamo molto bene la Terra. Queste sono simulazioni fatte a computer. Con i calcolatori di oggi, che sono particolarmente potenti, è possibile fare una simulazione in cui io faccio una griglia. Questa griglia la divido in tot anni luce per quadratino, metto nella griglia della materia, applico semplicemente la forza di gravità a una distribuzione casuale iniziale e guardo come questi particelle di materia fluttuano e tendono ad aggregarsi. Bene, tendono ad aggregarsi, anche secondo i modelli, lungo filamenti, ma questo avviene soltanto se aggiungo al brodo un 80% di materia oscura, se non avviene. Ovvero, la formazione delle galassie è catalizzata dalla presenza di materia oscura. Ad esempio, altra foto mia, non di quest'anno, di un paio di anni fa, questa è la catena di Markarian nella costellazione della Vergine. La catena di Markarian è una catena di galassie che tende a disporsi lungo un filamento ed è vicina a noi, 60 milioni di anni luce, è appena al di là del gruppo locale, ma in realtà qui non si vede, ma sul fondo c'è un altro ammasso, e anche quell'ammasso di fondo, che purtroppo non ho tirato fuori col telescopio, ci vorrebbe qualche ora di pose in più, costituisce un altro filamento cosmico, per cui il cosmo tende effettivamente a aggregarsi sotto forma di filamenti di galassie. Una delle cose che amo dell'astrofotografia è il poter catturare panorami cosmici di questo genere e, non dico capire perché sarebbe troppo presuntuoso, ma immaginare i fenomeni che avvengono sotto. E è qualcosa per me di fantastico, no? Cioè poter tirare fuori sullo schermo del PC un esempio tipico di come la materia dell'universo tende a disporsi. Un altro classicissimo motivo per cui deve esistere della materia oscura sono le cosiddette curve di rotazione delle galassie. Quella lì è M33, la galassia del triangolo, la terza più vicina alla Terra. Prima c'era la galassia di Barnard che avevo fotografato prima, poi c'è Andromeda, che vabbè, è quant'altra galassia nana della nostra, satellite della nostra. Il terzo elemento grande del gruppo locale è la galassia del triangolo. M33, che è una meravigliosa galassia, si presta molto bene a misurare la velocità delle stelle. La velocità la misuriamo facendo spettri, misurando come le righe spettrali si spostano, e otteniamo dei risultati che non stanno in cielo né in terra, ovvero applicando le leggi di Newton, che qui si applicano benissimo, io dovrei avere una combinazione di questo genere, ovvero per una certa distanza dal centro ho un massimo di velocità e poi man mano che mi allontano, legge di Newton e legge di Keplero, la velocità rallenta, esattamente come i pianeti esterni del sistema solare girano più lentamente rispetto ai pianeti interni. Ma ciò non succede perché misurando la luce stellare con il telescopio e poi le nubi di idrogeno della riga dei 21 cm con un radiotelescopio, scopro che la materia attorno a M33 ruota con questa curva e non con questa. Quindi all'interno di questa area ci deve essere un'enorme quantità di materia che non vediamo.
quindi esiste la materia oscura. Ancora una parola, cosa vuol dire oscura? Non vuol solo dire che non emette luce, vuol dire che non reagisce con la radiazione elettromagnetica, ovvero non vuol dire che non la vedo, che non la posso vedere, perché non assorbe luce, non emette luce, non sa che cosa siano i fotoni. Noi indaghiamo l'universo essenzialmente con la luce, che poi siano raggi gamma, che siano raggi X, che siano radioonde dei radiotelescopi, sono sempre onde luminose, onde elettromagnetiche. La materia oscura non reagisce alla radiazione elettromagnetica e quindi non la vediamo. Un altro motivo interessante, un pensiero che mi è venuto anni fa, poi avevo chiesto a un astrofisico, mi aveva confermato la cosa, mi ha detto: ma scusa, perché la materia oscura non forma galassie come la materia ordinaria? Risposta: perché non si può raffreddare. Allora, voi avete una nube di gas, volete che questa nube collassi e diventi una galassia o diventi una stella, dipende dalle dimensioni della nube, dipende dalle scale su cui facciamo la cosa. Se io voglio che qualche cosa collassi in un punto, devo togliere energia, perché ho un'energia potenziale dovuta al fatto che sono in alto rispetto al campo gravitazionale. Una stella in formazione ha attorno un disco protoplanetario. Questo disco di gas e polveri emette energia e raffredda la nube, in modo che la stella al centro possa formarsi. Per formare una stella devo togliere energia al sistema, lo stesso per una galassia. Siccome la materia oscura, scusate, come faccio a togliere energia? Irradio luce e raggi infrarossi e mi raffreddo. Cosa fa il piatto appena levato dal forno? Emette infrarosso e si raffredda. Poi scambia calore con l'aria, per carità, e con le vostre dita ce le mettete sopra, però dal punto di vista di un oggetto del vuoto emette radiazione. La materia oscura, non interagendo con i fotoni, non potendo interagire col campo elettromagnetico, non si può raffreddare. Non raffreddandosi non forma galassie. E dunque, questo era un pensiero interessante. Avevo chiesto da Matteo Balbi 5 anni fa. Che cos'è la materia oscura? Non abbiamo la più pallida idea, o meglio, abbiamo una marea di idee, sappiamo che costituisce l'85% della materia dell'universo, prima abbiamo sbagliato più di 4 volte noi, quella galassia di pallini colorati sono tutte le ipotesi fatte finora, ci sono innumerevoli esperimenti che cercano di spiegare la materia oscura, al momento non abbiamo indizi. Sappiamo cosa non è. Molto probabilmente non sono buchi neri primordiali, non sono stelle massicce, non sono pianeti oscuri, non sono pianeti espulsi, non sono nubi di polvere, non sono tante cose. Ci rimane una serie di candidati di particelle fondamentali che tutti i fisici sperimentali stanno attivamente cercando, ma in realtà non sappiamo bene che cosa sia. Torniamo alla densità critica. Allora, a seconda di come l'universo è denso, si comporta, come dicevo prima, in modi diversi. Prima vi ho fatto vedere quei fusi verticali, spiegando che poteva contrarsi o espandersi. Adesso vediamolo un pochettino più in dettaglio. Allora, noi siamo in un certo punto della storia dell'universo. Se l'universo avesse una densità superiore a omega, che è la densità critica cosiddetta, l'universo sarebbe chiuso, ovvero avrebbe un periodo di espansione e poi buff, e poi capito, volerebbe verso una fine di nuovo di alta densità. Se la densità è esattamente 1, l'universo si espande lungo un asintoto, ovvero non ferma mai la sua espansione, ma rallenta all'infinito. Se la densità è minore di 1, l'universo decelera, ma non rallenta mai asintoticamente l'espansione.
se la densità è zero, l'universo si espande e basta, l'universo vuoto continua ad espandersi. E questo è lo stato delle credenze fino al 1995. Torniamo alle misure che si erano fatte, legge di Hubble, e per determinare la distanza delle galassie vicine si utilizzano, come vi dicevo prima, le cosiddette variabili Cefeidi, che sono delle candele standard. Per le galassie lontane è molto difficile individuare delle variabili, perché non riusciamo nemmeno con i telescopi più potenti a risolverle in stelle. Quindi dobbiamo trovare altre candele standard. Una buona candela standard sono le cosiddette supernove, aiutatemi, di tipo 1A. 1A, ok. Le supernove del tipo 1A sono causate dal cumulo di materiale di idrogeno su una superficie stellare che poi si accende e fa una pirotecnica esplosione termonucleare. Per come avviene il fenomeno, grosso modo tutte le supernove di tipo 1A, che sono riconoscibili dalle altre supernove per caratteristiche di decadimento nel tempo, per caratteristiche spettrali, per tante altre cose, hanno la stessa luminosità. Bene, a questo punto, se io studio delle galassie lontane, vado a cercare quando scoppia una supernova di tipo 1A, la riconosco per tale, ho una stima della distanza della galassia. Fighissimo. Per cui parte un progetto che si chiama, anzi due progetti, che si chiamano Supernova Project, che studiano esattamente questo, ovvero come le galassie quanto le galassie distanti siano distanti misurando la luce delle supernove. Questo è un caso tipico, questa è una galassia ospite, queste sono altre galassie di fondo, questa è un'altra, qui scoppia la supernova, qui raggiunge il massimo di luce, qui comincia a scendere e la segue finché rimane visibile, e queste sono alcune lastre del Supernova Project. La cosa straordinaria scoperta indipendentemente da due gruppi attorno al 1995 è che le supernove lontane erano più luminose del dovuto, ovvero erano più luminose di quello che la distanza delle galassie avrebbe fatto presupporre. Questo ha una conseguenza che è difficile da portarvi come elenco di fatti che lo giustifica, ma quindi prendetelo per buono. Questo prova che l'universo non è solo in espansione, ma è in espansione accelerata, ovvero che l'universo si è espanso, secondo una certa legge, fino a circa 7 miliardi di anni fa, e da 6-7 miliardi di anni a questa parte sta aumentando la sua velocità di espansione. Quindi la linea è questa qui tratteggiata grande, per cui l'universo è partito 13 miliardi di anni fa con una certa curva di espansione, e questa curva poi accelera, ha cominciato ad accelerare già da tempo, da qui il disegno è relativo, ma è già molto tempo che sta accelerando. Questo è stato scoperto in maniera indipendente da due gruppi, premiati tutti e due col Nobel per la fisica nel 2011, stati premiati per un gruppo Adam Riess e per l'altro Schmidt e Perlmutter, i capi dei gruppi di ricerca. Anche qui i due gruppi hanno lavorato in maniera indipendente, hanno lavorato su campioni differenti di galassie scoprendo la medesima cosa con i medesimi parametri e usando metodi matematici diversi per ogni gruppo, e quindi si esclude che sia soltanto un fatto osservativo. Infatti la cosa quasi 20 anni dopo, 15 anni dopo, è stata poi validata col Nobel del 2011. Quindi abbiamo un universo che è più complicato di quello che ci immaginavamo, non è soltanto un universo in espansione, ma in espansione accelerata. Quindi non solo si sta espandendo, ma sta aumentando la velocità con cui si espande. E questa è, diciamo, l'ultima grande notizia nel campo della cosmologia avvenuta circa 20 anni fa.
50 anni fa abbiamo scoperto la radiazione cosmica di fondo, 20 anni fa l'espansione è accelerata, e questi sono i pietre miliari dell'ultimo mezzo secolo. Questo porta a un'altra conseguenza, che all'origine 13, erotti miliardi di anni fa, ovvero l'universo vecchio di 380.000 anni, l'universo era composto grosso modo di materia oscura per 2/3, di neutrini a gogo, di fotoni a gogo e atomi, noi, per il 12%. Ma le cose cambiano nel tempo e l'universo di oggi è fatto grosso modo di atomi per il 4,6%, di materia oscura per il 23% e di energia oscura per il 72%. Ovvero, per spiegare i dati osservativi dobbiamo costruire un modello in cui la maggior parte di tutto quello che ci circonda è una misteriosa energia oscura, una enorme parte è una misteriosissima materia oscura, e noi siamo meno di un bruscolino, cioè tutto quello che vediamo, tutto l'universo visibile, tutte le galassie, tutto quello che c'è, sono meno del 4,6% di quello che esiste. Deprimente. Il buon Einstein aveva introdotto questo termine qua per fermare l'universo, ovvero dato che lui aveva bisogno che le sue equazioni spiegassero un universo statico che era la sua immagine, l'immagine degli studiosi di allora, del 1915, introdusse quel parametro lambda che venne chiamata costante cosmologica. Einstein disse poi che quello era stato probabilmente il suo più grande errore, perché dato lo stato delle conoscenze poi negli anni 30, con l'espansione di Hubble, con lo spostamento verso il rosso, con l'evidenza che l'universo era in espansione, di quel parametro lambda non c'era più necessità. Quel parametro lambda venne introdotto da Einstein per far tornare i conti, letteralmente, non è che lui avesse la sfera di cristallo, tendeva, cercava di fare dei modelli che spiegassero la parte osservativa, quindi un universo statico. Se quel parametro lambda G mu nu ha un certo valore, l'universo è statico. I cosmologi hanno ripreso quel lambda perché, dandogli opportuni valori e opportuno segno, quel lambda è l'elemento che fa espandere l'universo, ovvero l'elemento che mi dice che non solo la materia curva lo spazio e lo spazio curvo dice alla materia dove andare, ma devo sommare un parametro di espansione che è quel lambda lì. Quindi il cosiddetto, tra virgolette, più grande sbaglio di Einstein fu probabilmente una previsione azzeccata, in cui, lasciatemi dire, lui probabilmente non ha merito, però è stata ripresa e, dando gli opportuni valori numerici, il merito viene fuori. Che cos'è quella roba lì? Per tentare di giustificare il lambda, il modello di universo attuale si chiama lambda CDM, ovvero se voi cercate modelli di universo scoprite che questo modello cosmologico che vi sto raccontando si chiama modello lambda CDM. Lambda è quello di Einstein, CDM vuol dire cold dark matter, cioè materia oscura fredda. Fredda perché non sono stelle, perché non sono buchi neri, perché non sono né materie ordinarie. Allora, il disegnino è molto pittoresco, ma non è questo il punto. Il punto è che... Buon pomeriggio. Il punto è che la fisica quantistica ci spiega che il vuoto non è vuoto. Ovvero, la fisica quantistica e soprattutto il principio di determinazione di Heisenberg ci dicono che a livello piccolissimo, subatomico, molti ordini di grandezza sotto la dimensione di un protone, sotto la dimensione di un quark, la materia ribolle di energia e di particelle.
ovvero che in ogni punto dello spazio, compresa la punta del mio naso e questa stanza, in ogni istante il vuoto ribolle di energia, ovvero per tempi estremamente brevi una zona di vuoto può prendere a prestito dell'energia, creare delle particelle che vivono per un tempo molto piccolo, dopodiché si annichilano restituendo l'energia al vuoto. Questo non è una, aperte virgolette, teoria, ma è un modello sperimentale, ovvero questo dato lo misuriamo. Abbiamo esperimenti che sono in grado di vedere questa energia del vuoto. Ci sono modelli fisici, ad esempio il modello dell'elettrone usato in elettronica, usato in questo PC, sta in piedi soltanto se presumo che esista la polarizzazione del vuoto e la polarizzazione dovuta a questi fenomeni. Quindi, di nuovo, è un qualcosa di datatamente reale. Ci sono esperimenti che mettono in luce, ad esempio, l'effetto Casimir, tante cose che sono spiegabili soltanto con la famosa energia del vuoto. Si dà il caso che l'energia del vuoto, di cui conosciamo l'esistenza, si comporterebbe esattamente come l'energia oscura, ovvero contribuirebbe a far dilatare l'universo. Quindi, per la materia oscura non abbiamo al momento indizi, ma per l'energia oscura almeno un indizio ce l'abbiamo, che è questo, di coincidenza del comportamento tra energia del vuoto e, scusate, e energia oscura. Ve lo leggo perché va letto. La costante cosmologica lambda potrebbe essere collegata all'energia di punto zero, anche detta, dell'universo, che deriva dalle fluttuazioni quantistiche del vuoto, che sappiamo esistere. Tuttavia, la densità che misuriamo di energia del vuoto è 10 alla 120 volte troppo alta. E questo richiede di fermarsi un momentino. Quante particelle che sono dell'universo? Lo sappiamo, sono 10 alla 80. 10 all'80 è un numero spaventoso, è il numero di protoni e neutroni dell'universo. Lo possiamo pesare in tante maniere, sempre grazie alla radiazione cosmica di fondo. Questo numero è una stima molto realistica. Qui ci stiamo sbagliando di un fattore dato da un 1 con 120 zeri dietro. Per cui questa stima viene chiamata lo sbaglio più grande della fisica, ovvero la previsione più sballata mai fatta dalla fisica, perché non è possibile che un calcolo mi porti a un errore di 10 alla 120 volte. Quindi qualcosa deve cancellare la maggior parte dell'energia del vuoto, ovvero ci deve essere un meccanismo per cui questa energia del vuoto, che pure esiste, viene cancellata punto per punto in modo che il valore medio sia zero, con una differenza spaventosamente piccola. Questa differenza, questo qualcosa, va regolato in modo che oggi rimanga quel 73% di densità dell'energia del vuoto che giustifica l'espansione dell'universo. Questo è un problema di regolazione dei parametri di modello. Ed è un problema. L'altro problema che abbiamo si chiama problema della piattezza. Cosa vuol dire il problema della piattezza? Vuol dire che noi sappiamo, da osservazioni nell'ottico, da osservazioni radio, da modelli estratti dal fondo cosmico di microonde, che l'universo ha una densità che è molto vicina a 1. Ma se andiamo indietro, scopriamo che questa densità unitaria doveva essere compresa entro un valore ristrettissimo 13 miliardi di anni fa. Cosa vuol dire ristrettissimo? Vuol dire questo. Vuol dire che un miliardesimo di secondo dopo il Big Bang, se la densità fosse stata 447225917218507401284016 grammi per centimetro cubo, avremmo avuto l'universo che vediamo oggi. Con bla 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 15 avremmo un universo in espansione.
e con bla 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 17, quindi col 24esimo decimale avremo un universo in contrazione. Non è possibile che qualcosa si regoli da solo al 24esimo decimale, non torna. Allora ci deve essere un meccanismo che giustifica il fatto che la densità dell'universo sia 1. Non può venire fuori per caso, non viene fuori per caso un qualche cosa che un nanosecondo dopo era preciso al 24esimo decimale. Ci deve essere un meccanismo. Ultimo problema tosto è il problema dell'orizzonte. Quanto è grande l'universo? Ah, saperlo. Noi vediamo un orizzonte a 13,8 miliardi di anni luce. Ovvero, noi sappiamo che il Big Bang c'è stato quando l'inizio caldo dell'universo, tagliatemi le dita ogni volta che dico Big Bang, che l'inizio caldo dell'universo è avvenuto a 13,8 miliardi di anni fa, quindi da allora il fondo cosmico di radiazione si dilata, noi abbiamo un orizzonte di 13,8 miliardi di anni, ma supponiamo di guardare di là e vedere una galassia, e la vediamo là, a 12 miliardi di anni. Poi guardiamo da questa parte e ne vediamo un'altra a 12 miliardi di anni. Fra le due ci sono 24 miliardi di anni. Quelle due galassie non si sono mai viste, non sono mai state vicine, perché sono i due estremi di un universo in espansione e non hanno mai avuto modo di essere vicine. Eppure il fondo cosmico di microonde è estremamente uniforme. Il fatto che sia uniforme mi dice che c'è stato un istante nell'universo in cui ogni punto dell'universo ha scambiato temperatura con gli altri punti. L'universo ha avuto un momento di rimescolamento in cui ci sono stati questi azzeramenti della differenza di temperatura. Un'altra considerazione: quella galassia là e questa galassia qua, noi le vediamo come erano 12 miliardi di anni fa, 13 miliardi di anni fa, ma non sono più lì, perché siccome l'universo si espande, queste ora sono da un'altra parte, perché hanno avuto 13 miliardi di anni per scappare via. Ancora un punto: non c'è un'accelerazione, cioè non c'è una forza che spinge via le galassie, è lo spazio stesso che si allarga. Perché se noi fossimo su quella galassia là e guardassimo la Via Lattea, vedremmo la Via Lattea fuggire via verso l'infinito. Ma noi non stiamo sperimentando un'accelerazione. Noi ci stiamo galleggiando sulla superficie del mare cosmico, ma senza una forza, è il mare che si allarga. Quella galassia là oggi è a circa 40 miliardi di anni luce e quest'altra circa altri 40 miliardi di anni luce, e quindi questo spiega perché in alcuni testi si dice che il diametro stimato dell'universo con cui noi abbiamo interagito allora è di circa 40 miliardi di anni luce. 40 di là, 40 di qua è il punto in cui sono le galassie ai due lati. Andiamo al fondo cosmico microonde, che è sempre un bel campo arancione che dà soddisfazioni. Il campo è piatto. In realtà, se io andassi a vedere pixel per pixel quell'immagine lì, ha più rumore che non le differenze di temperatura del fondo cosmico microonde, che è veramente molto difforme. Negli anni 90 questo signore, che l'ho fatto un po' dopo, era un dottorando, si chiama Alan Good, e propose una teoria che mette assieme le cose, si chiama teoria dell'universo inflazionario. Cosa propose Good? Propose che in un tempo estremamente piccolo, dalle parti di 10 alla meno 32 secondi dopo l'inizio, l'universo si sia espanso di qualcosa come 50 ordini di grandezza, non 50 volte, 10 con 50 zeri. Quindi c'è stato un periodo brevissimo in cui l'universo ha aumentato il proprio ratio di espansione in un modo incredibile e poi è tornato all'espansione regolare di oggi. Questa epoca si chiama epoca inflazionaria,
e l'universo è passato da un centesimo di miliardesimo di miliardesimo di miliardesimo di centimetro a qualche millimetro in un attimo. Questo risolve la piattezza, perché se io prendo il mio bravo palloncino e lo gonfio di 10 alla 50 volte, la parte visibile del palloncino, che adesso è molto molto più grande del sistema solare, è piatta, perché se la guardo da vicino non riesco più assolutamente a vedere che non sia piatta. Quindi qualunque fosse la condizione iniziale dell'universo, la curvatura iniziale, lo stiramento dell'inflazione me lo rende piatto. Quindi la curvatura diventa non più rilevabile e l'inflazione produce un universo localmente piatto. L'inflazione risolve un altro problema, che è il problema dell'orizzonte, perché mi dice che l'universo all'inizio era così piccolo che ha avuto tempo e modo di scambiarsi energia termica fra le varie parti, e l'inflazione ha fatto sì che queste differenze di temperatura tra i vari punti diventassero piccolissime. Quindi lo stira e lo fa diventare uniforme e mi rende conto della parte osservativa di oggi. Mi rendo conto che la faccenda è pesante, anche perché vi sto condensando in un'ora e mezza, mi scuso per i tempi, ma stiamo sforando, un secolo di lavoro. E purtroppo è anche difficile togliervi i pezzi, perché per arrivare al quadro generale bisogna metterci dentro tutto questo. Vi darò poi comunque qualche modo per sedimentare le cose e approfondire se siete interessati a farlo. Allora, torniamo al nostro modello corrente di universo. Noi abbiamo un inizio caldo chiamato Big Bang, un istante di inflazione in cui l'universo di colpo raggiunge dimensioni elevate, mettiamola così. Un istante in cui la radiazione cosmica di fondo si separa dalla materia. La materia continua a raffreddarsi. Abbiamo alcuni milioni di anni, 420 milioni di anni di buio, perché non si hanno ancora formate le stelle. Si formano dopo circa 400 milioni di anni le prime stelle che finalmente illuminano di nuovo l'universo, e da qui in poi galassie, stelle, pianeti e tutto il resto, con due strati: uno strato di materia oscura che giustifica la forma degli ammassi di galassie, uno strato di materia ordinaria che sono le galassie e tutto quello che conosciamo, il tutto accelerato e controllato dalla materia oscura. Questa è la miglior rappresentazione che possiamo fare oggi, sintetica evidentemente, di come sono andate le cose. Ultimo capitolo, mai breve. Allora, cosa sappiamo dell'universo? Quando uno scienziato mi dice che sappiamo una cosa, ovviamente vi dice che la cosa di cui vi sta parlando è ragionevolmente accettata con una percentuale di probabilità che sia vera. Allora, se voi parlate con un cosmologo, il modello lambda CDM è vero a oltre il 99% di probabilità, ovvero i cosmologi vi dicono: su questo metto la mano sul fuoco. Sui dettagli magari parliamo, ma il modello è quello che quadra con tutte le osservazioni. Quindi l'universo ha avuto inizio in uno stato caldo e denso. La densità di materia oggi, media, è pari al valore critico, ovvero la curvatura su grande scala è nulla, l'universo si dice che è piatto, ha una geometria euclidea. Tutta la materia atomica, io, voi, noi, la Terra, le galassie lontane, compongono circa 4,6%, 5% dell'universo. Il 95% è fatto di roba diversa. L'universo primordiale conteneva piccole disuniformità a scala microscopica che spiegano le odierne strutture a grande scala. Una cosa che non ho messo, ma ve la dico a voce in due parole, è che
la granularità della radiazione cosmica di fondo ci dà una foto di com'era l'universo di 380.000 anni. Non era perfettamente liscio, ma le fluttuazioni quantistiche della materia nella fase iniziale dopo l'inflazione costituiscono i semi delle disuniformità che vediamo dopo 380.000 anni. Queste piccole disuniformità sono punti dove c'è più materia, più energia, meno energia. Da questi punti si condensano le galassie, ovvero la granularità della radiazione cosmica di fondo e anche la granularità dell'universo di oggi. E quindi l'universo primordiale conteneva piccole disuniformità a scala microscopica, perché parliamo di universi con dimensioni spaventosamente piccole, che però spiegano le odierne strutture a grande scala. Quindi la struttura odierna osservativa delle galassie è spiegata molto bene dalle disuniformità della radiazione cosmica di fondo. Quindi dopo 100 anni dalla scoperta dell'espansione dell'universo, anni 20 del secolo scorso, dopo 50 anni dalla scoperta della radiazione di fondo, 1965, dopo 20 anni dalla scoperta dell'espansione accelerata, abbiamo un modello molto buono che spiega le osservazioni e soprattutto permette previsioni, ovvero sulla base di questo modello sono state fatte delle previsioni poi regolarmente verificate, quindi il modello è robusto, sound. Il modello corrente si chiama Lambda CDM. Cosa non sappiamo? Qui squiglia. Questa roba qui. Cosa sia la materia oscura? Non lo sappiamo. Cosa sia l'energia oscura? Abbiamo una supposizione, ma in realtà brancoliamo nel buio, come diceva la poesia, frutto di lampadine, dove è stato pulito ancora. Non sappiamo nemmeno se vi sia stata l'inflazione cosa l'abbia causata, perché in realtà esistono circa 50 o 60 versioni possibili dell'inflazione, ma noi non sappiamo che cosa sia stato a causarla. Si presume una cosa chiamata campo di inflatore, ma non sappiamo tanto di più. Non abbiamo prove dell'inflazione, ci stiamo lavorando, ma alcuni fisici sono dubbiosi sull'inflazione e immaginano che in realtà la piattezza dell'universo possa essere una caratteristica intrinseca e che non abbia bisogno in realtà di quell'aggiustamento di scala di una parte su 10 alla 24 che vi ho fatto vedere prima. Ancora una piccolissima parentesi: il problema della cosmologia è che abbiamo un universo solo da studiare, non ne abbiamo a piacere. Se io faccio biologia affetto un paramecio e poi ne affetto un altro e vado avanti ad affettare paramecci e si assomigliano tutti e scopro cose diverse. Di universi ce n'è uno, quindi la fisica sperimentale sull'universo ha le mani legate, noi conosciamo solo questo. Perché nell'universo ci sia materia e non antimateria. Tutti i fenomeni studiati finora sono perfettamente simmetrici, che ci siano, siano fatti di materia o che siano fatti di antimateria. E l'antimateria è quella con gli elettroni positivi e i protoni negativi. Funziona perfettamente, però l'universo, lo sappiamo, è fatto di materia. Che cosa abbia causato la simmetria materia-antimateria al momento non è noto. E poi non sappiamo niente di cosa è successo prima di 10 alla meno 43 secondi, cioè il tempo di Planck, perché per arrivare a questo bisogna necessariamente capire le connessioni tra fisica quantistica, meccanica quantistica e relatività generale, e al momento non siamo capaci. Dobbiamo quindi chiederci se esistono limiti alla conoscenza. I limiti ci sono, e come? Ci sono per il motivo che dicevo prima: abbiamo un solo universo, non possiamo montarne un altro a piacere per vedere cosa succede, non possiamo fare esperimenti sull'universo che abbiamo che non siano osservativi, sappiamo perfettamente che stiamo vedendo solo una parte dell'universo, ma sappiamo anche che per definizione non potremo mai vedere altro. E qui viene fuori il discorso dell'affidabilità delle teorie.
se la teoria lambda CDM viene data oggi dai cosmologi con una probabilità di correttezza molto elevata, quando sentite parlare di multiversi, sentite parlare di universi brana, sentite parlare di altre speculazioni possibili, occhio che sono speculazioni possibili, non abbiamo di tutte queste assolutamente nessuna prova che non sia un'equazione matematica che sta in piedi. Quindi quando un profano si avvicina allo studio della cosmologia, bisogna evitare di farsi abbagliare da ipotesi più o meno strampalate, ce ne sono tantissime. Questo è il nostro limite più diverso osservabile. Al di là, non solo non possiamo dire nulla, ma siccome l'universo è in espansione, non potremo mai dire nulla, perché quella galassia là, che era 12 miliardi di anni, che abbiamo visto quando aveva 12 miliardi di anni, o meglio, che, la cui luce ci ha messo 12 miliardi di anni ad arrivare, adesso è a 40 miliardi di anni luce, quindi molto oltre il nostro orizzonte. Quindi il nostro orizzonte si sta restringendo. Le galassie si allontanano, c'è una canzone anche, le galassie si allontanano e prima o poi si allontaneranno talmente tanto che non vedremo più altre galassie. Nel giro di tempi lunghissimi, probabilmente migliaia di miliardi di anni, resteremo con la nostra galassia, che si sarà fusa con quelle di Andromeda, con quelle vicine, sarà diventata un'ellittica, la maggior parte delle stelle si sarà estinta, rimarrà qualche nana rossa ancora accesa e basta. Un astronomo tra eoni di tempo, dopo l'espansione dell'universo, quando l'universo sarà espanso al punto che non si vedranno più altre galassie, non potrà più ragionare sull'universo, perché non lo vedrà. Non si potrà fare un modello, perché non sarà in grado di vederlo. Quindi noi ci facciamo un modello su quello che vediamo oggi, ma attenzione ai limiti della conoscenza. È un discorso molto filosofico ed è un discorso molto concreto. Noi possiamo parlare di quello che vediamo oggi nell'universo che è stato negli ultimi 13 miliardi di anni in questa porzione di universo. E tutto questo si disperderà come lacrime della pioggia. È lui. La ricerca ha un futuro, per fortuna, ovvero i fisici si spremono le meningi per cercare di estendere tutto questo. La più grossa novità degli ultimi anni è che la ricerca di fisica astronomica è diventata multimessaggero, ovvero che a quella che era inizialmente l'unico messaggero che avevamo, che era la radiazione elettromagnetica, luce, onde radio, raggi X, gamma, infrarosso, ultravioletto, emesso dai corpi celesti, si sono aggiunte due cose. Una cosa straordinaria sono i neutrini. Oggi abbiamo rivelatori di neutrini. Se vi ricordate la conferenza che ho fatto l'anno scorso, non so quanti c'erano, ma ho parlato di macchine per cercare i neutrini e della storia della rivelazione dei neutrini. Il problema dei neutrini è che ce ne sono tantissimi, ma terribilmente poco interagenti, per cui è difficile rivelarli. Ora, il modello del Big Bang, in ritaglia, il modello dell'universo con inizio caldo e il modello lambda CDM prevedono che nelle prime fasi dell'universo, durante la nucleosintesi iniziale, siano state liberate delle quantità enormi di neutrini, che però oggi sono freddi esattamente come la radiazione cosmologica di fondo a microonde. Quindi abbiamo un fondo di radiazione, o meglio, un fondo cosmologico di neutrini, che al momento non sappiamo rivelare. Il giorno che fossimo capaci di rivelare questi neutrini ci darebbe informazioni molto prima dei fatidici 300.000 anni, 380.000 anni del fondo cosmico elettromagnetico, perché i neutrini si sono liberati dalla materia un secondo dopo l'inizio e quindi ci porterebbero indietro di ordine di grandezza se solo riuscissimo a vederli. L'altra cosa interessante sono le onde gravitazionali, ovvero allo stesso modo l'inflazione, se vi è stata, e le varie fasi dell'inizio dell'universo
dovrebbero aver lasciato come firma delle onde gravitazionali. Queste onde gravitazionali dovrebbero essere possibile vederle sia direttamente con satelliti dedicati per fare delle ricerche di questo genere, e ci stiamo lavorando, il progetto si chiama LISA, sia nella forma della radiazione di fondo a microonde. Attualmente abbiamo ancora troppo pochi dati per dirlo, però anche lì si sta lavorando. Quindi la cosiddetta astronomia multimessaggero potrebbe nei prossimi decenni, immagino, darci un altro punto di vista privilegiato sulle prime fasi dell'universo. Alcuni brutti ceffi, some bad guys, una settimana fa, due sono di prima fila, ecco, hanno partecipato a un seminario molto interessante con un astrofisico che si chiama Amedeo Balbi. Amedeo Balbi scrive dei bellissimi libri. L'ultimo che ha scritto, L'ultimo orizzonte, l'ho preso come traccia per questa conferenza. In realtà Balbi va molto oltre e dedica tutto l'ultimo terzo del libro a quelli che sono i limiti della conoscenza umana. Ed è molto bello, molto filosofico e a mio avviso da leggere per approfondire, perché vale la pena. Magari da leggere a piccole dosi, ma Balbi scrive bene, si legge bene, non è tecnico, non più di tanto. A livello meno tecnico e più divulgativo, un classico di alcuni anni fa, ma ancora perfettamente valido, che è Capire l'universo di Corrado Lamberti. Corrado Lamberti è stato lo storico direttore prima delle stelle e poi dell'astronomia, o l'astronomia poi le stelle, all'inizio con Margherita Hack, da ottimo divulgatore e fisico ha scritto dei bei libri, e uno molto bello è questo, dove racconta l'avventura della cosmologia. E per finire una fase di edito: l'universo non è solo più strano di quello che immaginiamo, è più strano di quanto possiamo immaginare. Molte grazie. Esauriente, lunga e completa conferenza, quindi noi vi diamo appuntamento a sabato 16 novembre, qui di nuovo a Palazzo della Meridiana, per un'altra nostra conferenza con il dottor Paolo Calcinese, Moon, panorami lunari dalla Terra e dallo spazio. E adesso è il momento delle domande, se volete potete vendicarvi facendo delle domande a Marco. Volevo dirvi che questa conferenza verrà messa sul nostro canale YouTube fra qualche giorno, dove potrete rivederle con comodo, perché sono conferenze le nostre, ci auguriamo, da vedere, da rivedere poi a casa con calma sul canale YouTube per ripassare e approfondire dei concetti. Quindi, prego, se ci sono delle domande, è il momento. Qualunque curiosità. Grazie. Tanto quello che sappiamo, però non sappiamo, l'ho già detto. Non chiedetemi qualcosa che non sappiamo, mi scuso ancora per la lunghezza, ovviamente la faccenda è tosta, ho sorvolato su diverse cose, se non diventavo 6 ore di conferenza non due. Prego, Castiglio, c'è un signore. Quando era prima, verso l'inizio dell'esposizione, metà, aveva detto che la teoria della relatività, se mi ricordo bene, funzionava anche con un colloquio della positiva e negativa, in che senso? Aveva? Curvatura. Ah, sì, aveva fatto il risultato. Non ho capito che significa curvatura positiva e negativa nella teoria. Ecco. Non so stata. Se tu disegni un triangolo su un foglio di carta, la somma degli angoli interni è 180 gradi, e questo te lo hanno insegnato nei primi anni del superiore, se non le meglio.
Se disegno un triangolo sulla sfera, primo caso in alto, il triangolo ha una somma degli angoli interni superiore a 180 gradi. In quel caso lì, ad esempio, in cui tu prendi due fette di meridiano e una fetta di parallelo, hai tre angoli 90 gradi, quindi sono 270. Allora, il nostro spazio, in quello in cui viviamo normalmente, è euclideo. Euclide ha descritto la geometria in cui, per esempio, il famoso postulato delle parallele, due parallele non si incontrano mai. Due parallele non si incontrano mai se lo spazio è piatto. Ma se noi vivessimo in uno spazio dove, ad esempio, andando all'infinito, tornassimo indietro, immaginati la superficie della sfera, le parallele si incontrano in come? Tu prova a disegnare sulla sfera due parallele che non si incontrano. Non è detto che lo spazio a dimensioni cosmiche sia piatto ed euclideo come quello che abbiamo sulla Terra. Potrebbe avere altre forme, potrebbe essere chiuso, sferico, qualora la densità critica omega fosse superiore a 1. In questo caso un raggio di luce sparato in quella direzione, dopo un tempo enorme, ti troverebbe indietro dall'altra parte. Potrebbe essere aperto e avere la forma di una sella. Su una sella gli angoli interni del triangolo sono inferiori a 180 gradi. Queste forme dello spazio sono determinate dalla densità critica. Noi oggi sappiamo che vale 1 e che lo spazio è euclideo, e questa è una scoperta interessante perché non era assolutamente scontata. Poteva avere tutte le forme che voleva. Se ti vai a cercare su Wiki, vai a cercare semplicemente geometrie, scopri che non c'è soltanto quelle che ti insegnano a scuola, ne sono tante altre, e in particolare queste geometrie si chiamano Riemanniane, la Riemann, e sono state usate pesantemente da Einstein per la relatività. Addirittura Einstein aveva grossi problemi con la matematica, non aveva una formazione matematica sufficiente, e ricorse a suoi amici che gli diedero una grossa mano per tutta la parte matematica della relatività, e che lo introdussero tra l'altro allo studio delle geometrie non euclidee. Un altro? Di cosa è fatta la zuppa cosmica? Ci sono i fagioli? Buongiorno. Ah, anni fa ho letto un articolo, no? Quando è stato formulato questo modello, no, del Big Bang, il Papa, la Chiesa è stata molto entusiasta, severa. Poi successivamente c'è stato un ripensamento, perché sono state trovate, mi pare, no? Delle cose, del qualcosa che non si combinava molto bene con la teoria, diciamo, della creazione cristiana. Allora, spero di non offendere nessun cattolico credente, ma ovviamente il resoconto della creazione fatto dalla Bibbia non è un resoconto scientifico, è un resoconto letterario, probabilmente nato da miti esistenti in Mesopotamia 5-6.000 anni fa, perché la Bibbia ha molti punti di comune con il mito di Gilgamesh, invece con tante altre storie, e sottolineo storie. Lemaître disse espressamente che lui non aveva alcuna intenzione di spiegare la creazione con le sue teorie. Il Big Bang, o meglio, l'inizio caldo dell'universo, non implica un creatore. Per quello che ne sappiamo, ci potrebbero essere infiniti universi là fuori, perché deve essere uno solo. Potrebbero esistere universi che nascono anche in questi istanti qui e noi non vediamo, perché sono su piani differenti, e ci sono teorie in grado di giustificare anche questo, senza dato sperimentale, ovviamente, perché se avessimo un dato sperimentale sarebbe dentro il nostro universo. Questo è qualcosa di fuori, che io posso immaginare che esista, posso immaginare che fuori ci sia il sole o che viola, non lo so,
Quindi Lemaître insistette perché ci fosse una separazione netta tra credo religioso e ricerca scientifica. Io la vedo, allora, cosa vedo io magari rilevante, ma ad esempio Einstein pare, parlando con i suoi biografi, che avesse un certo tipo di credo in un creatore che è quello che fissa le leggi dell'universo, che non è creatore della Chiesa Cattolica, no? E qualcuno, che dice Dio non gioca dadi, fu quel qualcuno che stabilì le regole per cui l'universo si comporta in una certa maniera. Questo universo. Nulla in queste teorie, a parte la coincidenza del fatto che esista un istante iniziale, lega la teoria lambda CDM o comunque l'inizio dell'universo caldo con la storia della creazione. È una coincidenza, tutto qui. Chiaramente fu vista dai contemporanei come una gran bella coincidenza e negli anni 20 e 30 la Chiesa cercò di cavalcare questa cosa e poi smise, soprattutto dopo il colloquio di Lemaître con Papa, mi pare, Pio VII. Quindi evidentemente ci fu una dicotomia voluta. Non dimentichiamo che ci sono i mezzi gesuiti e Lefebvre aveva studiato dei gesuiti e parlava con gesuiti. I gesuiti sono la parte logico-matematica della Chiesa, sono gli studiosi della Chiesa, no? Ci tengono molto a questa separazione di livelli tra teologia e fisica. Nulla giustifica un congiungimento. A me piace dire che teologia e fisica sono due piani ortogonali, ognuno proietta zero sull'altro. Io posso benissimo avere credenze religiose come le mie, fatte in qualche modo, che non hanno nulla a che vedere con la realtà fisica, e la realtà fisica non proietta nulla sul piano della realtà religiosa, del credo religioso, o sul piano del nostro credo intimo personale. Ecco, non è necessario. La scienza non vede un creatore all'inizio del Big Bang. Addirittura una delle possibilità, Valli dice che non è vero, Valli dice che è una gran balla, però una delle possibilità che sta anche in piedi finché non si vanno ad analizzare i dettagli è che l'energia totale dell'universo sia zero e che quindi sia venuto fuori come fluttuazione quantistica, che anziché fermarsi dopo 10.034 secondi ha continuato a espandersi. Questo ha fatto, può darsi che per come è fatto il super universo, il cosmo, chiamiamolo come vogliamo chiamarlo, per come è fatta la natura, universi nascono continuamente, magari molto diversi dal nostro, con leggi diverse. Buonasera. Senta, io non ho capito bene, anzi non ho capito proprio, che differenza c'è tra energia oscura e materia oscura. Intendo dire, la materia oscura, bene o male, noi possiamo immaginare che esista perché dà qualche, diciamo così, segno di sé, almeno teoricamente, gravitazionale, eccetera, eccetera. L'energia oscura, sì, le fluttuazioni del vuoto, eccetera, ma di fatto... dato che poi costituisce una così enorme percentuale della, chiamiamola, realtà, no? Dell'esistente, di fatto, che influenza ha? Sì, è vero, ha un'influenza molto specifica, esercita una pressione negativa, fa dilatare lo spazio. Ah. Questo è il punto. Un'antigravità, ha un effetto opposto alla gravità. Agisce sul tessuto dello spazio e fa dilatare il tessuto dello spazio. Paolo, scusa, quei 7 miliardi che dicevi tu, dove c'è stato il botto praticamente, visto che ci sono parecchi discorsi su questo, dopo 7 miliardi di anni praticamente ha preso il sopravvento dell'energia oscura, sulla materia oscura, proprio per un motivo gravitazionale, no? Dove era prima e cosa faceva? Perché non sembrava diciamo le galassie.
C'era sempre quello. Sì, c'era, ma non aveva questo effetto. È come se la trama dello spazio si stia progressivamente smembrando e la pressione dell'energia oscura tende a smembrarlo e a tirarlo ancora di più. Cosa che quando era più forte la pressione gravitazionale, la trazione gravitazionale non riusciva a fare. Non riusciva, probabilmente cosa? Ma sarebbe una sorta di attrito. No, è il contrario. Fa espandere, è come fosse una pressione, ma negativa. Stira lo spazio. Stira lo spazio. Fa sì che lo spazio si dilata. E c'è un punto a monte, non sappiamo cosa sia lo spazio. A parlare con Rovelli e a ragionare di teoria delle stringhe e di spazio-tempo a loop e cose di questo genere. Non sappiamo cosa sia lo spazio, però possiamo assumere come ipotesi di lavoro che sia una struttura granulare di un qualche tipo, dove i granuli sono della scala di Planck, 10 almeno 43 metri, e siccome lì ci nascondiamo un po', perché diciamo noi lì sotto non sappiamo dire cosa succede, perché andiamo in contrasto tra meccanica quantistica e gravità, quindi sotto può capitare di tutto, compreso il fatto che siamo i granuli di spazio e devono espandersi. Detto terra, 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 terra. Non è corretto dire che sia l'energia che la materia oscura erano sin dall'inizio praticamente presenti? Probabilmente sì, anche se questa qui che non ho approfondito dice di no, perché queste due slide mi dicono che all'inizio avevo questa situazione e oggi ho quest'altra, e la fetta blu dove era? Sì, ma io riferisco a quello che diciamo adesso sostanzialmente. Sì. Di nuovo, approfondire vuol dire entrare in un ambito pesantemente matematico. Io non sono capace, tra l'altro. Questo riguardo del cambiamento del comportamento delle due slide, non, all'inizio non c'era il blu, dopo sì, probabilmente potrebbe. Il discorso potrebbe essere che l'energia oscura è una caratteristica coerentemente con l'ipotesi quella dell'energia 2.0 inerente allo spazio, quindi man mano che lo spazio si cresce di dimensione diminuisce la densità di materia ed energia, certo. Quindi la gravità positiva, quella attrattiva, quella dell'energia e la massa si diluisce. Ma non l'energia oscura, perché quella continua in qualche modo a crescere, è proporzionale alla quantità di spazio che esiste, estendendosi, e assume sempre maggior potere. Credo che sia plausibile. Credo che sia plausibile. Ovviamente c'è una sfida di nove in attesa, c'è una sfida di nove che aspetta dei giovani. Soprattutto i fisici teorici, secondo me. Ancora una cosa, poi vi saluto perché sono un po' stravolto. Una cosa che la gente non sa è che stiamo vivendo in una straordinaria epoca d'oro per la ricerca astronomica e cosmologica. Mai come oggi ne abbiamo saputo così tanto. Mai come oggi le scoperte si sono ammucchiate, però in questo momento la fisica è contro un muro. È contro un muro perché a livello cosmologico tutte quelle domande di prima non siamo riusciti a dare risposte, e sono tante, e sono toste, no? Sono veramente toste, e a livello di fisica fondamentale, di fisica delle particelle, non si sono trovati problemi seri nel modello standard delle particelle. Quindi il CERN, aperte virgolette, non ha scoperto niente. L'LHC ha confermato il bosone di Higgs, ha confermato, lo ha misurato, come stanno precisi, no? Ha fatto una marea di piccole scoperte, ma non ha scoperto nuove particelle, non ha scoperto particelle inattese, non ha scoperto la supersimmetria,
non ha scoperto la differenza, il problema, non ha risolto il problema della simmetria tra materia e antimateria, non ha scoperto la materia oscura. Per cui in effetti dall'ultima grande scoperta della persona dell'universo, di nuovo, aperte virgolette, non è più successo niente, sono 20 anni che non capita nulla, sono 20 anni che non ci sono scoperte, diciamo, epocali, no? Come è stata la scoperta del fondo cosmico di Ronde, che giustifichino di impostare un nuovo paradigma. Quindi sono tutte scoperte, quelle degli ultimi 20 anni, sia in fisica fondamentale delle particelle, sia in cosmologia, che confermano quello che sappiamo. Però la scienza non avanza quando ha soltanto conferme, bisogna cercare i punti che non tornano. E ci sono terribilmente pochi, forse avete sentito dire tante volte, alla fine dell'Ottocento, 1899, qualcuno disse a uno studente, non ricordo se fosse Rutherford o chi fosse, non studiare fisica, è una perdita di tempo, abbiamo già scoperto tutto. La fisica del Novecento sarà una fisica di affinamento dei numeri, non c'è più niente da scoprire. Arrivarono soltanto la teoria dell'attività generale, la teoria dell'effetto fotoelettrico, la teoria della realtà generale, le tre grandi scoperte di Einstein, la conferma del modello atomico, che nell'Ottocento non era confermato, tutta la fisica delle particelle fondamentali. Speriamo che i prossimi anni portino di nuovo un salto di paradigma di questo tipo. Speriamo che abbia studiato fisica quello studio. Speriamo. Grazie ancora a tutti.